Oggi, raga, preparo polpette di tunno. Facili, facili, semplici, semplici. Possono essere sia fritte che cotte al forno o in friggitrice ad aria. Io le cuocio al forno, che poi parliamoci chiaro, la friggitrice ad aria è come un forno, soltanto che è più piccola. Io oggi ho grosse quantità, quindi le cuocerò nel forno. Adesso che faccio? Sto bagnando il pane con il latte, la mollica di pane con il latte. Aspettate che ne ho messo poco. Ok. Aspettate un momento. Non si chiude, aspettate. Ecco qua. Allora, pane bagnato con il latte, strizzato ma non troppo, perché dovete sapere che il latte ammorbidisce le polpette. Quando bagnate il pane con il latte, le polpette vengono più morbide, anche quelle di carne, qualsiasi tipo di polpetta. Poi aggiungo il tonno, sgocciolato ma non troppo. Poi metto il prezzemolo che ho precedentemente lavato. Lo faccio bella a pezzettini piccoli. A me piace, a me qualsiasi tipo di polpette piacciono con tanto prezzemolo. Quindi io ne metto abbastanza, tagliato grossolanamente così. Poi aggiungo un uovo. Aspettate che mi lavo le mani. Eccomi qua, sta arrivando, eh? Ecco qua, parmigiano. Una bella quantità. Poi mettete sale. Non tanto perché c'è parmigiano. E pepe. Aspettate, poi aggiungo 4 fettine di provola. Io ne metto 4 perché ne faccio una a testa, ma perché ne metto solo 4? Ce ne andrebbero un po' in più. Perché dopo all'interno delle polpette metto anche il fior di latte, come pure morbido, insomma. Quindi non voglio mettere proprio troppo, troppo, troppo formaggio. Aspettate, a questo punto che si fa? Ho messo tutti gli ingredienti, si va a mescolare. Però, raga, la forchetta si può fare, si deve fare con le mani. Fare le polpette bisogna usare le mani, perché sennò gli ingredienti non si amalgamano. Ho lavato bello bello le mani, ho perso gli anelli perché ultimamente mi dimentico sempre di togliere gli anelli. Vabbè, stavolta me ne sono ricordata. E inizio a fare le polpette. Aspettate. Ecco qua, raga, panetto fatto. Guardate. Guardate quanto è bello, è pure bello morbido morbido, eh? Ok. Deve venire morbido. Voi quando impastate dovete sentire che è morbido, sennò poi le polpette vengono dure. Come direbbe mio cognato, vengono in dorsapanz, nel senso che sono talmente dure che rimangono qua. Allora, ma inizio a fare le palline. E metto il fior di latte in mezzo. Fior di latte, scamorza, altra provola, quello che volete. Fondina, siago, il formaggio che più vi piace. Ecco qua. Le faccio e le sistemo sulla teglia, sistemate con carta forno. Ma le faccio tutte, aspettate. Eccole qua, ragazzi, le ho preparate tutte. Ora le metto un'oretta in frigo per farle rapprendere. Poi, prima che le inforno, metto un filo d'olio sopra. Un filo d'olio nel forno bollente 200-220 gradi finché non diventano dorate, belle, belle dorate, dorate. Poi dipende dal forno. Vabbè, queste. Ah, un'ultima cosa. Per quanto riguarda la dose e gli ingredienti, non lo so perché vado a occhio, ok? Buon appetito, arrivederci, ci vediamo dopo per il risultato.